I rappresentanti del Consiglio d'Europa e della Commissione europea, alla presenza del ministro per l'integrazione Cécile Kyenge e di molti esponenti delle istituzioni italiane ed europee, hanno presentato nel Palazzo Reale di Milano i due programmi europei Romed 2 e Romact, volti a promuovere l'inclusione delle popolazioni Rom e Sinti. Le città coinvolte sono Torino, Milano, Pavia, Roma, Bari e Napoli. L'assessore al welfare del Comune di Napoli, Roberta Gaeta, ha illustrato in quella sede le azioni che si stanno mettendo in atto per fronteggiare l'impatto dei fenomeni migratori sulla popolazione cittadina. La mia presenza oggi rappresenta sicuramente la volontà del Comune di aderire in modo concreto e fattivo a questo programma, a questi programmi che offrono sicuramente l'opportunità di costruire queste reali strategie di inclusione. Napoli è una città aperta, ma deve diventare assolutamente una città più accogliente. Per poterlo fare deve avere strategie e strumenti precisi. L'amministrazione prevede un impegno attivo di un ufficio Rom dedicato da oltre 10 anni con cui si programma, con cui si fa fronte a volte purtroppo più spesso all'emergenza che ad una programmazione, anche se in questi ultimi mesi si sta dando un ulteriore slancio. Ufficio che collabora con un associazionismo molto presente in città, dialogo con le comunità Rom, dialogo con i territori, perché se i territori si percepiscono esclusi da queste strategie, da questa progettazione, programmazione delle azioni e quindi si sentono a loro volta poi vittime di qualcosa che ha deciso qualcun altro, allora si possono inasprire delle tensioni e anche creare delle discriminazioni. I due programmi si concentreranno sulla governance democratica e la partecipazione delle comunità, a partire dall'impegno per una migliore comprensione delle problematiche Rom e Sinte.